La locanda della tormenta presenta I gatti di Ulthar di H.P. Lovecraft. Buon ascolto. Si dice che ad Ulthar, che si trova al di là del fiume Skye, nessuno può uccidere un gatto. Ed io non stento a crederci mentre guardo l'animale che sta facendo le fusa davanti al caminetto. Perché il gatto è enigmatico e vicino alle cose misteriose che l'uomo non può vedere. È l'anima dell'antico Egitto e reca narrazioni di città dimenticate dalle terre di Meroe e di Ophir. È consanguineo del re della giungla ed erede dell'Africa misteriosa e selvaggia. La Sfinge ne è cugina e parla la stessa lingua. Ma il gatto è più antico della Sfinge e ricorda quello che lei ha dimenticato. Ad Ulthar, molto prima che i notabili proibissero l'uccisione dei gatti, vivevano un anziano contadino e sua moglie che si divertivano ad intrappolare ed ammazzare i gatti dei loro vicini. Perché ci provassero tanto gusto non lo so, a parte il fatto che a molte persone dà fastidio sentire i miagolii dei gatti durante la notte e non approvano che se ne vedano in giro liberamente al crepuscolo, nei cortili e nei giardini. Ma qualunque fosse il motivo, questo vecchio e la sua consorte provavano un grande piacere nell'intrappolare e nell'uccidere ogni gatto che si avvicinasse alla loro baracca, e a giudicare dai suoni che si sentivano dopo il tramonto, molti cittadini ritenevano che il loro modo di trucidare i gatti fosse davvero particolare. Ma nessuno osava discutere questo fatto con il vecchio e con sua moglie, a causa dell'abituale espressione poco rassicurante assunta dalle facce raggrinzite dei due, e anche perché la loro baracca era molto piccola e ben nascosta sotto delle querce frondose sul retro di un cortile abbandonato. A dire la verità, molti odiavano quei due, soprattutto quelli che avevano un gatto, e li temevano maggiormente per questo motivo. Ma invece di rimproverarli e trattarli come brutali assassini, facevano soltanto attenzione a che nessun gatto cacciatore di topi e nessun animale domestico se ne andasse a vagabondare in vicinanza della lontana baracca sotto quegli alberi fitti. Quando veniva a mancare un gatto per una inevitabile disattenzione e dopo il tramonto si sentivano certi lamenti, il proprietario non poteva far altro che inveire impotente oppure consolarsi ringraziando il fatto che non era scomparso uno dei suoi figli. Perché la gente di Ulthar era semplice e non sapeva da quale luogo vengono originariamente i gatti. Un giorno una carovana di strani girovaghi provenienti dal sud entrò nelle stradine acciottolate di Ulthar. Avevano la carnagione molto scura ed erano diversi dai nomadi che passavano per il villaggio due volte l'anno. Nella piazza del mercato si misero a predire la fortuna per una moneta d'argento e dai mercanti comprarono perline colorate. Da quale terra venissero quei girovaghi nessuno lo sapeva, ma si scoprì ben presto che recitavano strane preghiere e che sui fianchi dei loro carri avevano dipinto strane figure dal corpo umano e con la testa di gatti, falchi, arieti e leoni. Il capo della carovana portava inoltre un copricapo sormontato da due corna, in mezzo alle quali appariva uno strano disco. In quella singolare carovana c'era un ragazzetto orfano di padre e di madre, il cui unico affetto era costituito da un micio nero di cui prendersi cura. La pestilenza non era stata gentile con lui, ma gli avevano lasciato quella piccola creaturina per mitigare il suo dolore. E quando si è molto giovani, si trova molta consolazione nelle strambe moine di un gattino nero. Per questo il ragazzo, che quella gente dalla carnagione scura chiamava Menes, era più inclino al riso che al pianto e si sedeva a giocare con il suo grazioso micetto sulla scala di un vecchio carro pitturato. Il terzo mattino di soggiorno dei girovaghi ad Ulthar, Menes non riuscì più a trovare il gattino e mentre singhiozzava forte nella piazza del mercato, alcuni abitanti gli parlarono del vecchio di sua moglie e dei suoni che si sentivano di notte.
Quando udì quei racconti, il ragazzo smise di piangere e si mise a riflettere e poi a pregare. Levò le braccia verso il sole e pregò in una lingua che nessun villico poteva capire. A dire il vero, nessuno si sforzò troppo di capire, perché l'attenzione di tutti era rivolta verso il cielo e verso le stranissime nuvole che si stavano formando. Quel fenomeno era davvero misterioso, ma mentre il ragazzo mormorava la sua preghiera, su nel cielo sembrò che si formassero nebulose figure di creature esotiche, di esseri ibridi incoronati da un disco bicorne. La natura è prodiga di simili illusioni che impressionano la fantasia. Quella notte i girovaghi lasciarono Ulthar e non furono più rivisti. Nessuna famiglia riuscì a trovare un solo gatto in tutto il villaggio. Da ogni casa era scomparso il gatto domestico, gatti grossi e piccini, neri, grigi, zebrati, gialli e bianchi. Il vecchio Cranon, il borgomastro, giurò che quella gente dalla carnagione scura aveva rapito tutti i gatti per vendicare l'uccisione del micetto di Menes e maledì la carovana ed il ragazzo. Ma Nith, lo smunto notaio, sostenne che erano molto più sospettabili il vecchio contadino e sua moglie, perché il loro odio per i gatti era noto a tutti e sempre più manifesto. Eppure nessuno osò accusare pubblicamente la malvagia coppia. Neppure quando il piccolo Atal, il figlio del locandiere, giurò di aver visto al crepuscolo tutti i gatti di Ulthar radunarsi nel cortile maledetto sotto gli alberi, mettendosi solennemente e lentamente in circolo intorno alla baracca, a coppie, come in un rito animalesco sconosciuto. I villici non credettero ad un ragazzino così piccolo, ed anche se pensavano che la malvagia coppia avesse ucciso tutti i gatti, preferirono non provocare il vecchio fino a che non fosse uscito dal suo buio cortile repellente. Così Ulthar andò a dormire soffocando la rabbia. E quando la gente all'alba si risvegliò, meraviglia! Ogni gatto aveva fatto ritorno al proprio focolare. Grosso o piccolo, nero, grigio, zebrato, giallo, bianco, nessuno mancava. Tutti i gatti sembravano molto grassi, avevano il pelo particolarmente lucido e facevano le fusa esprimendo una grande contentezza. I cittadini si confidarono reciprocamente la faccenda e si meravigliarono non poco. Il vecchio Cranon insistette di nuovo che era stata la gente dalla carnagione scura a rapirli, perché nessun gatto era mai ritornato vivo dalla baracca del vecchio e di sua moglie. Ma tutti convennero su una cosa: che il rifiuto dei gatti di mangiare la loro porzione di carne o di bere il latte dal loro piattino era davvero curioso. E per 2 giorni interi i grassi e lucidi gatti di Ulthar non vollero toccare cibo, ma soltanto sonnecchiare al sole o davanti al focolare. Passò un'intera settimana prima che i villici notassero che al tramonto non brillava nessuna luce alle finestre della baracca sotto gli alberi. Allora lo smunto Nith osservò che nessuno aveva più rivisto il vecchio e la moglie dalla notte della scomparsa dei gatti. 7 giorni più tardi il borgomastro decise di vincere le sue paure e recarsi, com'era suo dovere, nella baracca stranamente silenziosa, pur se si fece accompagnare da Shang il fabbro e da Tul il tagliatore di pietre, affinché facessero da testimoni. Quando buttarono giù la fragile porta, quel che trovarono fu solo questo: 2 scheletri umani sul pavimento accuratamente rosicchiati e un numero sorprendente di scarafaggi che strisciavano negli angoli bui. Dopo quella scoperta, a Ulthar ci fu un gran parlare. Zat, il medico, ingaggiò una polemica con Nith, lo smunto notaio. Cranon, Shang e Tul furono assillati da 1000 domande. Anche il piccolo Atal, il figlio del locandiere, fu attentamente interrogato e come ricompensa ricevette molti dolci.
Si parlava del vecchio contadino e di sua moglie, della carovana di girovaghi, del piccolo Menes e del suo gattino, della preghiera di Menes e del cielo durante la preghiera, del comportamento dei gatti la notte successiva alla partenza della carovana e di quello che alla fine fu scoperto nella baracca sotto gli alberi frondosi del repellente cortile. E fu così che gli abitanti della città promulgarono quella lodevole legge che viene riportata dai commercianti di Ateg e discussa dai viaggiatori di Nir. Che ad Ulthar, cioè, non è consentito uccidere i gatti. Fine. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare I gatti di Ulthar di H.P. Lovecraft. Grazie per l'ascolto.